Parli. Ciccio. Senti l'odore del caffè? Buongiorno! Comunque, io ne ho visti di centri commerciali, ma questo è il più bello in assoluto. Adesso vi faccio vedere il negozio nuovo, è quello, Adidas. Uno dei miei negozi preferiti. Vediamo, aspettate, vi faccio vedere un paio di stivali bellissimi che non acquisterò in questo momento semplicemente perché di scarpe ne ho veramente a morire da morire e si può morire per uno stivale, però credo che con i saldi sono indecisa tra questi e questi, ma forse opterò per questi lunghi. Sono molto molto belli, anche lo zainetto è carino, anche queste sono molto belle, mi piacciono sia in chiave sportiva, ma anche in chiave elegante, tipo con un bel pantalone a palazzo oppure un bel pantalone anche a sigaretta nero dal taglio sartoriale. Le trovo molto eleganti, però già ho diversi modelli, cioè diversi modelli, diversi paia di queste scarpe, quindi tacco, quindi è lo stivale sempre con il gambale alto ma col tacco. Anche questi sono belli, però ho bisogno proprio di un paio di stivali bassi come quelli che vi ho fatto vedere prima. Invece questi già ho dato. Passiamo anche al lato uomo perché poi si prendono collo e dicono: ma pensi solo alle femminucce, anche ai maschiettanti. Sono stra comode, veramente molto molto comode. Questa libreria mi piace tantissimo. È molto molto fornita e non solo di libri, anche per giochi educativi per bambini di diverse età. Per quanto riguarda gli acquisti casa, Coin è il mio negozio preferito, anche Bassetti, ma questo è il mio preferito perché ci sono tantissimi articoli, dalla cucina al bagno alla camera da letto, insomma trovate qualsiasi tipo di articolo e ci sono delle cose veramente bellissime, proprio belle belle belle, molto fini. Guardate questo servizio, è bellissimo. Le cape che ormai sono immancabili.
Scusate, si è interrotta la registrazione. Guardate anche i pigiamini, sono deliziosi. Questo azzurro. Siccome so che ci sono tante persone che vivono lontane dalla Sicilia, da Catania in particolar modo, vi faccio vedere l'Etna. Sono sicura che vi farà piacere. E poi, come potete notare, adesso cerco di zoomare, in fondo hanno messo le due. Niente, non mi viene il termine. Silva, le due insegne, ossia Prenatal e Toys Center. Vi faccio vedere l'Etna. Eccomi qui in tutto il mio splendore, nella mia rossitudine. Una fam, cioè mo, prima una fam, mi sono presa un po' di uva Pearl Black, l'uva perla nera. E non sono riuscita a farvi vedere il negozio, vabbè, lo posso dire adesso, Upim. Perché sono andata a sbrigare altre commissioni e non ce l'ho fatta più. Peraltro ho scoperto, perché ci sono passata quando era ancora chiuso, che all'interno c'è anche la sezione home, casa. Ignoravo completamente. Ho sempre visto abbigliamento bambino, donna, uomo, ma oggetti, oggettistica e anche tessili per la casa non li ho mai visti. Se riesco oggi pomeriggio ci vado, vado a camminare e al rientro ci passo, così ve lo faccio vedere. Poi sono passata anche prima di tornare a casa in panificio e sono andata a prendere le rame di Napoli. Ve le faccio vedere domani, ve le farò vedere domani perché queste sono per il fine settimana, sono per il sabato. Poi dove sono passata? Ah, sono passata in un negozio di fiducia di surgelati, diciamo che vende prevalentemente pesce di alta qualità surgelato, ma all'interno trovate tantissime cose, la pasta fresca ripiena base di pesce, tipo i ravioli a base di granchio, mamma mia, sono spettacolari, però non è una pappocchia a base di proprio granchio all'interno, li fa anche all'astice, ha tantissime cose, anche dolci, le cassate, i cornetti, insomma ci sono veramente tantissime cose. E io sempre per il fine settimana ho preso una confezione di, cioè una confezione a chilo, volevo dire una busta, mezzo chilo e mezzo chilo ho fatto, di zeppolelle e zeppulelle, come si dice in Annapoli, si chiamano Annapoli, al sapore di mare. In realtà questo sapore di mare loro intendono il sapore delle alghe. A Napoli le facciamo proprio con le alghe. Charlie, mettiti giù, quindi mezzo chilo di queste e mezzo chilo con il granchio, quindi sapore di granchio. All'interno ci sono proprio i pezzetti, sono buonissime, giuro lì ci va pazzo. E ogni tanto il fine settimana le prendo, anzi ne approfitto, le metto un attimo in Mentre surgelatore. sto mangiando. Sono stata anche alla Coop, ho preso qualcosina. Allora, ho preso un pacco di sale marino iodato della Coop, fino,
Allora, il sale l'ho pagato 59 centesimi. Poi ho preso i sofficini a Giulio, questi qui. Prodotti in Italia, nuova ricetta, non prefritti, questi qui. Prosciutto cotto e cuore di mozzarella extra filante, sono 4 pezzi da 250 grammi. Questi li prendo ogni tanto, Giulio me li chiede perché lui li adora. Sì, si possono fare anche in casa, però non lo so, sarò strana io, però mi piacciono quelli della Findus e anche a Giulio, che fa: mamma, prendimi i sofficini quando ti trovi. Questi qui li ho presi 2,99 euro. 99, il prezzo canonico di base, meno 50 centesimi, quindi 2 euro e qualcosa li ho pagati in offerta. Non li metto in surgelatore, anzi adesso li metto un attimo in frigorifero perché li preparerò per Pancetta pranzo. d'orzo. Pancetta dolce a cubetti, levato senza uso di antibiotici, questa qui. Tracciabilità totale, filiera di qualità, sono 200 grammi, quindi ogni confezione è da 100 grammi. In realtà questa pancetta mi è stata chiesta da Silvano. Ho detto: guarda che la possiamo prendere anche fresca, perché adesso vi faccio vedere, sono passata anche al reparto salumeria dei freschi. E lui mi dice espressamente: no, non prendere quella, devi prendere questa così, perché mi farebbe piacere che tu cucinassi. Alla fine poi ci siamo messi a parlare di altro e non mai che le ha già cucinato. La pancetta l'abbiamo pagata latte Findus 2,79 euro meno 30 per cento, meno 30 centesimi, perché anche questa era in sconto. 2 litri di latte sole parzialmente scremato. Il latte l'abbiamo pagato 89 centesimi, se non erro, sì. E infine, non ho bisogno di guardare lo scontrino perché c'è scritto qua. Allora, ho preso il Rovagnati Gran Biscotto al chilo 19,90. Abbiamo preso 210 grammi, pagati 4,18 euro. E poi il prosciutto San Daniele DOP, 34,90 euro al chilo. Ne abbiamo presi 154 grammi, pagati 5,37 euro. Ma che cos'è il profumo del prosciutto San Daniele? Anche quello di Parma mi piace tantissimo, però prediligiamo il San Daniele, forse per la dolcezza. Ah, dimenticavo, ho preso anche il deodorante. Io amo tutto ciò che appartiene alle profumazioni maschili barra fresche e ho ripreso questo perché è uno dei miei preferiti, il Dove Men Pure Care. Al talco, profumazione talco, questo se non erro l'ho pagato 2,99 euro, alto il prezzo, però mi trovavo lì e non volevo girare torno torno. Sì, 2,99 euro, ma se andate forse da Tigotà, sì, da Tigotà, che ha questa savone, se andate da Tigotà lo trovate a meno ed è, mamma mia, è un profumo, non è un deodorante, quindi se lo volete provare, provatelo, ve lo straconsiglio. Adesso mi lavo un attimo le mani e finisco di mangiare l'uva e poi metto a posto.